capo sarà qui da un momento all'altro per l'ispezione. Non dobbiamo lasciare in giro uno spillo. Né la più piccola particella di polvere o di cenere. Io ho finito! Il capitano Harris sarà furioso se troverà qualcosa fuori posto. Salve, ragazzi! Scusate il ritardo. Oh, no! Che cosa stai facendo, House? Non puoi portare qui le tue scorte di cibo. Ma quali scorte? Al mio pranzo! Sì, capo, sono certo che troverà tutto in ordine. Il capo! Mettiamo tutto qui dentro. Attenti! Né polvere, né disordine, perfetto. Molto bene, i miei complimenti. Se vuole ne controlli un altro, ecco il mio armadietto. Ah, non è un'idea brillante? Va bene, ma so che non è necessario. Mi basterebbe che fosse almeno come i suoi uomini. Non ha superato l'ispezione. Questa me la pagherete molto cara. Eppure ci deve essere un modo per sbarazzarsi di quei guastafeste. Ecco il caffè, capo. Non mi picchi. O chiamo il telefono azzurro. Proctor, tu mi hai risolto tutti i miei problemi. Guarda questo articolo, ascolta. Il laboratorio spaziale è alla ricerca di 9 bravi poliziotti da lanciare in orbita con uno shuttle sperimentale da ricognizione. Mauni e i suoi soci in orbita per qualche settimana. Ma il laboratorio spaziale recluta solamente gli uomini più preparati e intelligenti. Oh, hai ragione, Proctor. Loro sono dei falliti, degli sciocchi. L'ente spaziale non li prenderebbe, a meno che qualcuno non apporti delle minuscole modifiche alle loro schede personali. Ne mancano ancora 2 e ho finito. Vediamo un po'. Trasformerò quello stupido di Zed in un genio con un quoziente intellettivo altissimo e una laurea in fisica nucleare. L'agente Ux, con il suo vocino stridulo, diventerà una specialista in telecomunicazioni. Adesso tutti e 9 sono in testa alle liste di reclutamento. Certe volte la mia furbizia mi spaventa. Mauni, non posso crederci! Guarda, è incredibile! Non ci crederete mai! Hai ragione, non ci credo. Selezionati i 9 agenti dello spazio. Mauni, Jones, Hightower, Ux. Siamo tutti nella lista. Già. Ma perché? Noi non abbiamo fatto domanda e voi non ne avete i requisiti. Ho paura che sia una trappola. Congratulazioni, agenti. Una bella trappolona blu. Ho appena ricevuto la notizia, non è fantastico? Crediamo che ci sia un errore, capitano. Nessun errore. Ho presentato io stesso le vostre domande al centro spaziale. Wow, a me va benissimo. Essere fra le nuvole è la cosa che preferisco. Ok, Harris, dov'è il trucco? Nessun trucco. Beh, ecco, voi starete in orbita per qualche settimana. Qualche settimana? Bene, signori, siete qui ormai da 6 settimane. Il vostro addestramento è terminato. Ora siete i primi astropoliziotti al mondo. Fantastico! Così finalmente potrò far rumore dove nessun rumore ha mai fatto rumore. Molto bene, signori. 10 minuti al decollo. Seguitemi. Guarda, Tuck, un ladro! Chiedo scusa, signore, c'è un probabile 3-7 in atto. 5 minuti al lancio. Ho qualche minuto prima che mi siano addosso. Eccolo qua. Dottor Kaiman, ho trovato il codice d'accesso al computer dello shuttle. Molto bene, dettamelo. FX49Z7. Perfetto, adesso fila senza perdere tempo. Fermo, la dichiaro in arresto. Quattro minuti al lancio. Ecco che vanno, Proctor. Volare. Cantare. Proctor, tirami fuori di qui. Caricate quel container, presto, lo shuttle verrà lanciato tra poco. Aiuto! Mancano 10 secondi, countdown. 10, 9, 8,
7, 6, 5, avviare motore principale. Andiamo! Voglio uscire da qui! 4, 3, 2! Oh, capitano, non sapevo che venisse con noi. Ehi, ragazzi, c'è qui il capitano! No! Questa non dovevate farmela! Dove l'ho visto? 2, 1, 0, partiti! Sembra che abbiamo perso il volo. Già, ma non perderemo il nostro uomo. Meglio usare la granata russa del professore. Va bene, signore, parli. Che cosa stava facendo qui? Una guna bomba gomba. Deve essere un messaggio in codice. Portiamo il bello addormentato al distretto e poi indaghiamo. Shuttle, qui centrale operativa, sgancio perfetto. Io non mi sento per niente bene. Beh, io non sono mai stato tanto leggero. Wow, è come Star Trek, dov'è quello con le orecchioni? Qui centrale operativa, altro poliziotti, mi sentite? Yuhu! Quale di questi bottoni dovrò schiacciare? Sbrigati, Ux, devi dire alla centrale operativa di riportare giù questo coso. Sì, ma quale bottone devo schiacciare? Schiacciali tutti, muoviti, muoviti! Ehi, centrale operativa, qui parla l'agente Ux, mi sentite? Che cosa ho fatto di male nella mia vita? Mi sembra un film da incubo! Alla deriva nello spazio con i malefici 7! La prenda come una buona occasione per conoscerci meglio. Voglio tornare dalla mamma! È il momento di usare il codice d'accesso. Ora ho il controllo totale del computer di bordo dello shuttle e posso farlo atterrare dove voglio. Ehi, stiamo tornando giù! Dalla centrale operativa avranno capito che siamo in difficoltà e ci riportano a terra! Oh, grazie, Stella! Allarme rosso, allarme rosso! Lo shuttle si dirige fuori rotta! Qualcuno sta disturbando le procedure di volo! Dove siamo? Molto lontano, siamo su Marte! Eravamo in orbita da troppo poco tempo per raggiungere Marte. Non ne sarei così sicuro, c'è la distorsione temporale, sapete? Non mi interessa dove siamo! Io voglio uscire da quest'incubo! È molto strano questo posto, mi è vagamente familiare. Sono certo di esserci già stato prima. Wow, non vedo l'ora di incontrare qualcuno. A me piace conoscere i miei simili. Allora in questo caso rimarrai deluso. Qui non ci sono creature aliene. Ah no? E secondo te quelli chi sono, i 7 nani? State dietro, idioti! Questo è un lavoro per uomini veri. Siamo venuti in pace a vedere vostro capo. Scusi, ma una stretta di mano bastava. Aiuto! Arrivo, capitano! Ok, lasciateli andare o vi taglio a fette, o se preferite vi faccio a dadini. Jones, lo so che ti piacerebbe farli a dadini, ma nel brodino ci siamo finiti noi. Eh? Queste sono sabbie mobili. Metteteci giù, ve lo dico con le buone! Insisto perché ci diate una... Cayman, abbiamo lasciato le due prigionieri. Ora li portiamo dentro. Ok, portiamolo al fiume. Quei mostri stanno rubando lo shuttle, non possiamo permetterglielo. Gardenia, lo sapevo. Sei impazzito! Hai il coraggio di pensare ai fiori in un momento come questo? Questa varietà cresce solamente in Sud America, lungo il Rio delle Amazzoni. Il Rio delle Amazzoni su Marte? È la fine, Maoni! È il caso di dire che siamo nei guai fino al collo! Corvo, che idea! Che ognuno si tolga la cravatta! Buona idea! Mettiamoci comodi prima di tirare le cuoia! Questo è un trucchetto che ho imparato nei Boy Scout. Yeah! Ok, ragazzi, aggrappatevi forte. Dobbiamo trovare lo shuttle e liberare Harris. Non li prenderemo mai con questo schifo di zattera. Sii ottimista, per una volta la fortuna sta girando. Secondo me tu porti Yella, Maoni.
Gli indigeni non usano armi di quel tipo. E non rubano uno shuttle. Ci deve essere un pezzo grosso dietro a tutto questo. Un pezzo grosso? Più grosso di quel macigno contro cui stiamo per andare a sbattere? Oh! Siamo passati! Più che passati, siamo passati! Ecco gli sbirri di cui le parlavo, dottor Kaiman. E va bene, Kaiman. Ti dichiaro in arresto per aver rubato lo Space Shuttle. Se vuoi, hai il diritto di non Il diritto di fare che cosa? Di fare tutto ciò che desidera, signore. Ma che bella permanente! Se mi permette, vorrei farle una domanda. Perché ha rubato lo shuttle? Mi serve una specie di magazzino, vedi? Io ho rubato alcuni dei dipinti più famosi al mondo. Leonardo, Michelangelo, opere d'arte che non hanno prezzo. E ho bisogno di un posto sicuro dove riporle, no? Ha provato sotto il materasso? E quale nascondiglio migliore di un satellite in orbita attorno alla Terra? I dipinti staranno là sani e salvi e per riaverli il mondo mi dovrà pagare una somma enorme. Beh sì, un piano quasi perfetto, eccetto che per un piccolo particolare. I miei uomini non le permetteranno mai e poi mai di lanciare lo shuttle. Su questo non ci scommetterei. Sono spacciati. Ho perso fin troppo tempo con voi. È stato bello conoscervi. Soccorso! Chiediamo urgentemente soccorso! Stiamo arrivando! Ho pensato che potesti aver bisogno di aiuto. Dammi la mano! Ti darò anche un bacio! E dopo aver arrestato il sospetto, abbiamo parlato con il professore. Lui dice che lo strano linguaggio usato dal ladro appartiene a una tribù estinta dell'Amazzonia. Ma che cosa diavolo significa una gunna gumba gumba? Io non ne ho la più pallida idea, ma ho un gran bel ritmo. Una Forse laggiù possiamo trovare qualche risposta. Buenos dias, in che posso servirvi, agenti? Solo qualche domanda, signor. Già, le parole una guna bumba gumba le dicono niente. Non pronunciate quelle parole! Andatevene! O i guerrieri del demonio vi prenderanno! Bene, siamo al punto di prima. Si è fatto tardi. È meglio raggiungere gli altri e prepararsi per la notte. Ho saputo che gli sbirri hanno superato la cascata. Per il tuo bene, assicurati che questa volta non superino la notte. Ok, Paperetta, è l'ora del bagnetto. La mia paperina! La mia paperetta! Non essere sciocco, ora la tiro fuori. Cara Lettuccia, eccomi che arrivo. Guarda come ti dona il papillon. Cosa sono queste urla? Qualcuno mi ha messo un serpentone nel letto! E qualcuno ha messo dei piranha nella nostra vasca da bagno! Che si sono mangiati la mia povera paperina! Chiunque fosse ha perso questo. Mi sa dire che cos'è? È una copia della grande statua tribale adorata dagli indigeni della regione proibita. Chiunque tocchi quella statua sarà ridotto in polvere. E dove si trova la regione proibita? È alle pendici del picco del morto. Forza, gambe in spalla e andiamo a controllare. I tuoi sbirri si sono comportati bene sinora, ma non sfuggiranno alle mie trappole. Ehi, e questo che diavolo è? Ormai i loro tre sono inoffensivi. E adesso una sorpresina per questi due. Attenta a non inciampare, Callahan. Ed ora pensiamo al resto della compagnia. John,
Jones, lo sai che saresti un ottimo giardiniere. Spero che il karate funzioni anche con quel sassone. Magari un'altra volta, eh. Presto, la liana! No! Forse abbiamo trovato ciò che stavamo cercando, Mahoney. Non toccarla o saremo ridotti in polvere. Non sarai superstizioso. Mi sto chiedendo se una guna Bumba Goomba c'entri qualcosa. Ah! Ecco, siamo ridotti in polvere. No, è solo che non fanno le pulizie da un po'. Ehi, il picco del morto non è poi così morto. Come si dice, a caval donato. Andiamo. Mi chiedo come mai gli altri ci mettano tanto. Non serve. Questo vetro è infrangibile. Beh, questo lo vedremo. Mi. Sapevo che le mie lezioni di canto si sarebbero rivelate utili. Non possiamo starcene qui appesi mentre il dovere ci chiama. Affermativo, agente Callahan. È ora di scatenarci. Sono Harris e Proctor! Qui c'è qualcuno un po' scemo! Ha dimenticato di chiudere la gabbia? Non l'ho dimenticato! Chiudere la gabbia! Ok, drittone, ora facci uscire! Permettetemi di presentarmi. Io sono il dottor Cayman. Qualunque cosa tu voglia fare non la passerai liscia! Oh, no, al contrario. Tutto sta andando secondo i miei piani. Fra 5 minuti lo shuttle decollerà. E avrà a bordo la più preziosa collezione di quadri che sia mai esistita, già. Là saranno al sicuro e fino a che non mi verrà pagata una fortuna non li restituirò. Che cattivone. E hai fatto in modo che la gente si tenesse bene alla larga da questo posto. Sì, peccato che con voi non abbia funzionato. Ora, se non vi spiace, devo preparare il lancio. Il lancio? Adesso che ci penso. Vuoi fare la merenda, piccolino? State indietro! Ora immobilizzo questa borsetta ambulante. Va tutto bene? Sì, ho visto momenti peggiori. Allora qui ci vuole un gentile tocco femminile. Ok, Cayman, ora tocca a te. Ah, poveri illusi. Provate a fermare uno spesciato. 15 secondi al lancio. Andiamo. 10 secondi, countdown. 9, 8, 7. Signorina, lei è in arresto. 6, 5, accensione avviata. Coraggio, Tuck. Dobbiamo riprogrammare il computer. Sono pronto, sergente Mahoney. Computer riprogrammato. 5, 4. Tienilo occupato ancora 3, per qualche secondo. 2, 1. Pronti? Via! Ah, finalmente ce l'ho fatta! È quello che pensi, tonto! Cosa? Oh, mi hanno giocato! Spiacente, signore, il volo è stato cancellato. Sta arrivando Harris insieme al capo, ma stavolta non ci sono problemi. Cosa ne faccio? Lo porto al cinema? E sono certo che troverà tutto in ordine, capo. Eccoli! Nascondilo presto! Attiti! Per prima cosa desidero congratularmi con voi tutti per l'eroico recupero dello Space Shuttle. Grazie, signore. E ora procediamo con l'ispezione. Daremo una prima occhiata al suo armadietto, Harris. No, ecco, io non penso che sarebbe... Chiudi la bocca, Mahoney! L'ho pulito io stesso con uno spazzolino da denti, signore! L'avrò detto un migliaio di volte! Non voglio animali! Sia indulgente, signore, ce la mette tutta.